mi trovo a Milano nel mio ufficio seduto davanti a questo pianoforte. Questo l'ho presi a metà degli anni 70 perché dovevamo fare una lunghissima tournée teatrale, è caduto non so quante volte dal palcoscenico, dai camion, me l'hanno detto sempre dopo, però non ho mai perso una serata, è un pianoforte direi che è del miracoloso. Fra l'altro non è neanche intonatissimo, no, perché non è... Gli manca pure, non suona un tasto, ma deve essere così. Non deve essere un pianoforte bellissimo, lucido, completamente intonato, perfetto. No, questo deve veramente avere questo sapore che il tempo è passato. Allora, sopra questo pianoforte c'è, non casualmente, una copertina veramente molto importante e anche un nome molto importante, Uomini Soli. Se parlo di Uomini Soli non si può non parlare del Festival di Sanremo, della vittoria. Perduti nel correre della sera. Noi eravamo in Albergo Sanremo, invece il teatro era appunto ad Arma di Taj. Mi ricordo che nella discesa per arrivare in albergo ho bucato una gomma. Quelle cose, io da solo in macchina ho bucato una gomma andando a Festival di Sanremo, mi sembrava di vivere in un film, e sono rimasto lì questi 2 o 3 giorni a fare con la macchina dal gommista, il quale era riparato, e sono ripartito. E mi ricordo questa immagine che mi sono rifermato al primo casale in autostrada, dove ho comprato tutti i giornali possibili e immaginabili, con bam, la scritta a caratteri cubitali, pu trionfo a Sanremo. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, perché ho studiato da prete. Abbiamo fatto una grossa fatica a decidere di andare a Sanremo, con i fiori davanti e gli abiti lunghi, le signore che vengono lì non per sentire musica ma per far vedere l'ultima pelliccia comprata a Cortina, ci sembrava veramente una cosa fuori luogo. Il festival venne organizzato quell'anno da Aragozzini, il quale un giorno mi telefonò e mi disse: guarda che abbiamo fatto un festival diverso. La grande soddisfazione è stata vedere che un brano come Uomini Soli, che non ha niente di sanremese e che non ha in un certo senso anche niente rispetto a quello che è la maniera dei Pooh di suonare, che sono la batteria, i fumi, i laser, i cori e queste cose, no? È un brano molto, molto intimo, molto... e vedere un brano come quello che invece spopolava e ha fatto un grande successo. L'emozione di quella vittoria ce la portiamo ancora dentro e credo che ce la porteremo dentro per tutta la vita. Ma quello che ha provocato ai Pooh a livello di successo veramente incalcolabile. Noi facemmo una lunghissima tournée dopo Sanremo con degli strapieni negli stadi, negli spazi enormi, dove c'era chiaramente il nostro pubblico, il pubblico di sempre, il pubblico che magari negli anni avevamo un po' perso ed erano tornati di conseguenza questa vittoria, e poi c'era veramente il pubblico con la P maiuscola, famiglie intere, anche persone che magari non hanno mai visto il nostro concerto ma per quella tournée volevano esserci, e poi questo grandissimo tour non poteva non terminare con un bagno di folle. Si parla di chi dice 150.000 persone, chi dice addirittura 200.000 persone in Piazza Duomo.
E fu anche quella un'altra cosa che non dimenticheremo mai. Stasera qui a Milano si conclude il nostro tour estivo. Sono state 50 date in giro per l'Italia. Ogni sera è stata una grande emozione e quindi non poteva concludersi questa tournée che con l'emozione più grande, quella di suonare in questo spazio meraviglioso davanti a tutti voi. Quando ci dissero che avremmo fatto un concerto per chiudere questa tournée bellissima di Uomini Soli in Piazza del Duomo a Milano, quasi non ci credevo, perché Piazza del Duomo è enorme, ma è ancora più grande con la gente, perché se io poi sono andato a rivederla da vuota e non mi faceva l'effetto di quella sera. Quella sera era un mare di teste che finivano in via Dante, in via Torino, dappertutto. Il concerto in Piazza Duomo ha avuto una gestazione lunghissima. Mi ricordo che già aprile, una cosa che è successa a settembre appunto del 90, e noi ad aprile eravamo lì a Palazzo Marina a parlare con sindaci, assessori e quant'altro per cercare di ottenere questa piazza che pareva essere estremamente difficile. Lì entrava la curia, entravano un sacco di altri problemi. Alla fine, non so come, siamo riusciti appunto ad ottenere sia la piazza che montare il palco con dietro sull'ultimo gradino del sagrato, che era proprietà della chiesa, e montammo appunto questo palco in 3 giorni, mi ricordo, che io avevo preso un albergo lì vicino e ogni quarto d'ora scendevo per andare a vedere che cosa succedeva. Poi il problema era anche del peso dei mezzi, perché i camion arrivavano, se però il lastricato della piazza, eccetera, eccetera. Cioè, ci furono un sacco di problemi veri, perché in effetti mettere piede in una piazza così importante come la Piazza del Duomo di Milano è sicuramente una cosa che in qualche modo ha così preoccupato più di qualcuno. Infatti non erano tutti d'accordo. Cominciammo il concerto con Napoli per noi a Milano, ed era un periodo insomma in cui la gente cominciava anche ad avere delle idee un po' diverse politicamente, c'era un po' il nord, il sud, cominciavano queste diatribe. Mi ricordo che ci furono un po' di fischi da parte di qualcuno, insomma, che non. Però io credo che poi, arrivati alla terza canzone, si era stabilito un patto talmente bello d'amore, di amicizia, di grande partecipazione emotiva tra noi e il pubblico, che ogni problema era dimenticato. Napoli però è un'altra cosa, è la città tradita che sa perdonare. Più o meno alle 8:30 arrivavamo con questa limo che avevamo noleggiato per fare l'ingresso trionfale, pensavamo di dover combattere con chiunque, c'era nessuno praticamente, ci si è gelato il sangue, abbiamo detto santo Dio. Noi partiamo questa cosa qui dove l'affollamento era nei primi 20 metri di transenne in una piazza sconfinata, e lì io parlai con il regista Riccardo Donna, dico: oh, se la situazione è questa, cerca di stare stretto sotto il palco, dalla sensazione del vuotone, no? Ma noi ci siamo messi in un gazebo che ci avevano allestito lì sotto in attesa di, a un certo punto ci siamo affacciati e da questa differenza, non so da dove l'hanno portati, con i pullman dal Guatemala, improvvisamente da questa piazza semideserta era veramente affollata all'inverosimile, come poi si vede anche nel filmato, con la gente che si infilava in tutte le strade, e la nostra casa discografica, che aveva degli uffici praticamente che affacciavano dall'altra parte del Duomo, stava sul terrazzo dell'ultima casa in alto, appunto per guardarci da super aria, e quando appunto finì il concerto, che poi ci vennero a salutare in albergo, dice: guarda, voi non vi rendete conto, ma la gente arrivava a Piazza Castello. Mi ricordo che c'era questa piazza con anche le vie di accesso che erano piene di gente, che non è che succeda tutti i giorni. E però io, una cosa divertente, che in quel periodo ero ancora legato molto alle corse in macchina, per cui nel frattempo, mentre noi eravamo in Piazza Duomo, io ero al pomeriggio a fare una gara, no? A Imola, mi sembra, Imola o al Mugello, insomma. E arrivavo e praticamente era già tutto montato e io avevo ancora in mente: no, ma devo cambiare le gomme, il pit stop, sai, queste qua, la pressione dei pneumatici. Era un pochino così, scaprestatiello, cioè avevo questa grande passione, mi fidavo di me sia sotto profilo
musicale, sia sotto profilo di pilota, per cui... In Piazza Duomo è andato bene, e anche la corsa in macchina è andata bene. Non ho vinto, però sono andato bene, insomma. La bellezza dei concerti, sia piccoli che grandi, è proprio questa, che per 2-3 ore chiudi la porta e fuori da quelle mura rimangono i problemi, ma tu sei lì a non pensare o a pensare a qualcosa che ti fa bene. E credo che... per noi musicisti i concerti sono sicuramente la parte più bella del nostro mestiere, ma credo che anche per la gente assistere ad un concerto, vedere l'artista che si sbatte anche con la possibilità di sbagliare, no? Perché non si è mai sempre così precisi, credo sia un valore aggiunto che dà umanità, e quella sera di umanità ce n'era tanta sul palco, perché non è che potevamo il giorno dopo dire scusate, potete tornare tutti e 150.000 che rifacciamo il pezzo, era impossibile. E quindi insomma, però quelle scariche di adrenalina che ti danno 10 anni di vita, è stata veramente una bellissima cosa da rifare. Spesso troviamo delle persone in giro a qualche nostro concerto che si dice appunto noi, io quella sera in Piazza Duomo c'ero. Sì.